E adesso la Emma Villa, Sobey Siena, il KO nettissimo di ieri contro la WeToo Verona apre un'intensa settimana di riflessione e di lavoro per i senesi che si vedono già impegnati giovedì 8 dicembre nel recupero contro la Pallavolo Padova, match definito il più importante dell'anno dal vicepresidente Michini. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Piove sul bagnato in casa Emma Villa Sobey Siena dopo l'ennesima pesante sconfitta in campionato, quella di ieri sera tra la WeToo Verona e l'Emma Villa Siena che ha chiuso la domenica di Superlega con la vittoria per 3-1 in rimonta degli scaligeri. Verona dimostra di essere una delle migliori compagini di questo campionato, testimoniato dalla quarta posizione in classifica e dall'altissimo potenziale dei giocatori di palla alta, il maliano Keita, lo sloveno Mosic e il russo Shaposhkov. Nella prima parte di gara i padroni di casa hanno manifestato alcune difficoltà mentre i toscani hanno giocato con coraggio e disinvoltura giudicandosi il parziale. La risposta di Mosic e compagni però è stata immediata con l'attacco che ha ingranato e non ha lasciato scampo agli ospiti. Con uno Shaposhkov scatenato sotto rete e un Keita che ha offerto il suo grande contributo al servizio, per la squadra di Stoichev la gara si è dimostrata in discesa. Nei set successivi infatti è stato un dominio totale da parte dei veneti che tornano così alla vittoria mentre si registra un altro passo falso per Siena che apre in modo praticamente ufficiale una crisi molto profonda. Ma noi devo dire che il primo set abbiamo giocato molto bene, veramente un set con molta attenzione, molta pressione su Verona in battuta e abbiamo avuto pazienza e abbiamo fatto un set buono in attacco, appena sceso il nostro attacco contro questa Verona non c'è più stato niente da fare. Poche le parole al termine della partita del coach Montagnani, la cui panchina adesso traballa. Dopo l'ennesima prova opaca, soprattutto nel secondo e nel quarto parziale, dove i senesi non sono riusciti ad arrivare complessivamente nei due set neanche a 25 punti. Una situazione molto delicata anche in vista del prossimo appuntamento che lo stesso vicepresidente Michini non ha esitato a definire come la gara più importante dell'anno, vale a dire il recupero di giovedì 8 dicembre contro la Pallavolo Padova, penultima in classifica a soli 3 punti dai senesi.